Si è discusso di sicurezza autostradale oggi in un convegno organizzato a Castelmareccio di Bolzano da Auto Brennero SPA. Alla presenza dei vertici di A22 e di numerose autorità sono stati approfonditi i modelli e le azioni congiunte poste in essere e programmate tra la società di gestione dell'autostrada e la polizia stradale, il tutto evidenziando la necessità di coniugare elevati standard di sicurezza con una razionalizzazione della spesa. Tra i dati emersi il costante calo da 10 anni a questa parte del tasso di incidentalità globale misurato sull'A22. Sono una novantina i profughi arrivati stamani alla stazione ferroviaria di Bolzano a bordo di treni provenienti da sud. Tra di essi 25 donne, si tratta quasi esclusivamente di cittadini eritrei e somali. Intanto sabato, in occasione della giornata mondiale del rifugiato, è in programma a Bolzano un flash mob nella zona della stazione. L'evento avrà inizio alle ore 11. Torna a partire da domani all'ex base NATO di Naz Chaves l'annuale appuntamento con l'Alpen Flair Festival, uno dei più apprezzati appuntamenti con la musica rock dell'intera area germanofona. Attesi come sempre decine di migliaia di spettatori, buona parte dei quali provenienti da Austria e Germania. L'attesa è in particolare per la discussa band locale dei Freiwild. Il festival si aprirà, come detto, nel tardo pomeriggio di domani per concludersi domenica sera.